Buongiorno a tutte e tutti, allora cominciamo questo incontro, eh, devo scusare l'assenza del professor Guido Barbuiani per motivi professionali purtroppo come vedete non c'è e, e però c'è il don Virginio Colmegna, eh, che non è poco, che non è poco. Applauso senza aver detto niente, quindi cioè, direi che è un pubblico, un pubblico buono. Insomma. Bene, eh, io sono molto felice di, di incontrarlo, di, di presentarlo e soprattutto di presentare. Lui ha scritto alcuni libri recentemente, ma noi in particolare ci concentriamo su questo, non per me solo. Perché è la sua biografia, è, è, è davvero un racconto in questo senso, sta pienamente dentro la logica di questa di questa festa. È il racconto della sua vita fino ad ora, anzi manca già un tassello importante perché due mesi fa è stato insignito della laurea honoris causa delle scienze dell'educazione alla Bicocca, cosa di cui ci complimentiamo con, con lui, e però c'è tutto il resto, ci sono i suoi, i suoi anni che dice senza problemi, sono 65 come eh, Dichiari apertamente oggi invece, bisognerebbe dire no, sempre toglierne, eccetera non hai di questi problemi. Non è, non è poco, neanche questo. E niente. Il libro: dico solo due parole, poi dopo avremo modo di riparlarne molto. Insomma, è un libro molto, molto chiaro, scritto con il cuore, eh, una narrazione sobria e senza enfasi. Ecco, avrebbe potuto esserci molta più enfasi. E invece mi pare che sia proprio il, il tentativo di accompagnarci in questo suo percorso, a me è venuto in mente da una famiglia piccola, mononucleare, eravate in tre, col papà e la mamma, di cui parli molto, a una famiglia allargata, anzi a tante famiglie allargate, questa è la storia di, di molte famiglie, quelle che hai avuto. Un titolo potrebbe essere Vita di un prete. Perché questa tua eh, vocazione emerge costantemente. È un prete come tu ti autodefinisci dalla testa dura, confermi questo. Sì, sì. <ride> e poi l'altra cosa che mi piace citare all'inizio è quella che dici: che questo libro non è un libro scritto con lo spirito della Marcord, un omaggio a Fellini ma per radunare frammenti di memoria che siano innesco del presente e accensione di nuovi scenari. Ecco, questo mi è piaciuto molto, l'idea che non sia semplicemente eh, il come eravamo oppure come era bello quel periodo, tem temiche e atteggiamenti che oggi spesso troviamo. Io vorrei partire però... Da un, dal fatto che tu citi un teologo che anch'io amo molto, che è Dietrich Bonhoeffer, ne parli distinguendo tra resistenza e resa. E mentre ho letto quel passo, a me è venuto in mente un altro passo di Bonhoeffer, questo teologo che è, è vissuto, ha vissuto gli ultimi anni della sua vita nel carcere nazista, prima di Tegel e poi di Flossenburg, e poi è stato ucciso qualche giorno prima della fine della Seconda Guerra Mondiale, un teologo eh, luterano. E, mh, un altro suo passaggio è questo. Verrà un giorno in cui, per essere cristiani, eh, si dovranno fare soltanto due cose. Pregare e operare fra gli uomini con giustizia. Ecco, io ti domando subito, è arrivato questo giorno? Ti ritrovi in questa frase di Bonhoeffer? Sì, ma profondamente anche perché vi è un'altra dimensione che poi la rileggo sempre nel libro, per me alla scuola del Cardinal Martini, che poi ha voluto Casa Carità, mi ricordo una frase che lui collegava molto anche a Bonofre dicendo, per credere bisogna far parlare il non credente che è in te. E questa è la straordinaria interrogativa che poi viene quando uno cerca di ascoltare, di star vicino alle persone, di non avvolgerli con la propria bontà, ma semplicemente di rispettare la dignità della persona nei suoi conflitti, nelle sue difficoltà, si rinterroga, in quello vi è uno scenario che nasce continuamente, perché ogni persona porta dentro di sé storie, volti, impressioni, vengono fuori tanti interrogativi e quindi... Resistere, resistere resistere, che è una frase poi che ha segnato anche la storia di Milano, ma l'ha ripetuta anche Cardinal Martini, significa proprio cercare di cogliere che questa parola di Dio che poi eh, ci viene consegnata come parola silenziosa, non semplicemente parola urlata, parola da usare ma parola che rispetta continuamente l'altro, che entra dentro nelle tue inquietudini, nelle tue ricerche, nel guardare anche questo mondo e questa storia. E allora l'unico modo per riscoprire il linguaggio della parola è quello evidentemente oltre che ascoltarla, farla vibrare dentro di te, di immergerla nella storia che vivi, dei legami che tu tieni. E nel libro io ho cercato più che un'autobiografia è il far parlare le persone che ho incontrato, spesso si dice il linguaggio delle beatitudini, tutto questo, ma, ma questo non è neanche un filo di retorica, se io eh, sono qui è perché anche un modo di credere me l'hanno dato proprio queste persone, nel libro racconto alcune esperienze che però non sono solo racconto, sono il consegnare a loro la gioia che se continuo a credere dubitando, interrogandomi, inquietandomi. È proprio perché queste persone si aggrappano evidentemente a una speranza che sfonda anche il muro dell'impotenza, della difficoltà, perché bisogna prendere il linguaggio del dolore drammatico, dell'impotenza e portarlo dentro. Mi citava prima la Lavonnerca quando mi hanno chiesto di fare un po' la lezione magistralis due mesi fa, che è stato anche un momento commovente perché non era per me ma era per tutta la realtà che avevo. La Lezione l'ho fatta, la pedagogia dello stare in mezzo, cioè la pedagogia del chi ce lo fa fare. E credo che sia una delle grandi domande che continuamente emerge, che, che vorrei che venisse accolta come domanda e che deve rimanere domanda. Ecco, la fede è una grande domanda di senso che qualche volta continuamente si mette dentro, e qui allora tutta la teologia di Bonifa, tutto questo cristianesimo. Che è dentro, scompare e rilancia, è dentro in questo dialogo continuo, credo che sia una grande lezione. E in questo senso, il, il giornale in mano, il giornale che Bonneufer diceva, che è la quotidianità della storia umana, deve entrare dentro come capacità di interrogare anche la propria coscienza, perché di fronte a quello che succede, io adesso in Casa Carità, in questo momento, lì 110 persone ospiti, condivido con loro. Sono venuti da 92 nazionalità, ma, ma quando mi arrivano persone che mi portano il dramma di Lampedusa, il dramma della loro... Non c'è soltanto un aiuto semplicemente, un, un atteggiamento compassionevole, è un interrogarsi e un sentire una responsabilità che da te scivola anche agli altri e quindi ti rende proprio un'esperienza di responsabilità. Grazie. Vorrei fare qualche altro nome tra quelli che... Sono i tuoi punti di riferimento stando al tuo racconto, non l'abbiamo detto: tu sei di Saronno, la, la tua orbita è quella milanese. Ci saranno momenti importanti a Milano e nei dintorni di Milano, Sesto San Giovanni, soprattutto. Ehm, che in mia... questo periodo va salvaguardato come sistema. Ehm, <ride> ho detto anche San Giovanni, perché <ride> esatto, sì, come sistema in senso buono. Ehm, ci sono dei nomi che in parte andavano di moda qualche anno fa e in parte sono ancora un punto di riferimento. Allora, se vogliamo parlarne, mi sembra che eh, sia piuttosto utile. Citi spesso Don Lorenzo Milani eh, e da lui recuperi la necessità di scardinare l'ingiustizia, però stando dentro l'istituzione che mi sembra uno dei tuoi caratteri fondamentali. Certo. Tra l'altro... Don Milani per me voleva dire evidentemente, tra l'altro ne sono molto debitore e ogni anno cerco di scappare lì anche se non si può, dalla sua tomba, che è quella polverosa che nessuno scopre, piena di, di erba che sta crescendo, dove c'è Lorenzo Milani ed è un segnale di un luogo che si è mantenuto nel suo anonimato, nel suo brutale anonimato rispetto a questo. Ci andiamo dove c'è la piscina, dove c'è questo modo che che insegna, Domilani ha portato dentro di sé proprio la consapevolezza che la cultura, l'accompagnamento poi verrà rinnovata, magari la pedagogia, ma è questa. Quando io ho iniziato a fare nel quartiere della Boisa di periferia di Milano, dopo scuola, scuola popolare, era quello il fremito che entrava dentro e quando incontravo gli immigrati, siamo al 69-70 e quindi in questi anni... Voleva dire la scelta era quella di, eh, di portare dentro la licenza media, recuperare era questa scuola territoriale. Tra l'altro nel libro racconto anche un curioso episodio che, evidentemente, nella scuola dove andavo, la scuola media, insegnando religione, di fatto e portavo dentro la battaglia per il tempo pieno, cosa che adesso mi sembra una roba un po' più difficile, però era la prima scuola che faceva la lotta per il tempo pieno, con i ragazzi, altro e così via, e portavo dentro anche lettere a una professoressa come un elemento di lettura, di indagine, un vecchio preside che c'era lì, che si chiamava Grillo in quel nome, mi licenziò sostanzialmente, mi scrisse in curia, perché ero addirittura insegnante di religione, dicendo: Vabbè, questo qui non deve più venire a scuola. Il dramma in quel, in quel momento fu anche di tornare a casa da mia madre. A, a dirgli guarda che come prete di parrocchio insegnanti di religione, mi hanno fatto fuori perché non sono capace di insegnare religione. Il dato interessante, erano anni evidentemente dove c'è stato un respiro di quotidianità, di scelta anche profonda, poi mia mamma lo sapeva già perché era già ai pieni muri del quartiere, rispetto sia di quelli che contestavano o altro e così via, però il dato è che i ragazzi stessi insieme si sono messi, hanno creato così tanta agitazione che il preside ha dovuto dare le dimissioni e... Ed è arrivata una, una donna presa che adesso non c'è più, che mi ha dato tantissimo, si chiamava Livia Assunto, la quale, venendo ha tentato di capire cosa c'era all'interno. E, e allora è venuta a incontrarmi, è riandata in curia a dire che poteva continuare soltanto se ritornava, eh, sembrano paesi di altri tempi di grandi eroi, ma era una cosa normale perché i ragazzi, perché si era creata questa anima, bella di, di ragazzi che, te, che aveva dentro anche delle derive ideologiche, noi cercavamo invece di mantenerlo. Beh, per farle in breve mi hanno restituito nell'insegnamento, mi fecero vicepresidi. La prima cosa che ho fatto era quello di aprire il cassettino della, del, delle missive segrete mandate c'era su Facino Rosso, sovvertitore dell'ordine Costituito. Eh, perché avevo letto Lettera alla professoressa, quindi rispetto a questo. E evidentemente dopo vicepresi, da primo le 150 ore, tutto questo tipo di linguaggio all'interno, ma dentro era soprattutto questo elemento che è entrato e che ha una sua straordinaria attualità, purché con i metodi anche di pedagogia possono cambiare. La straordinaria attualità è quella di partire da questi ragazzi. Adesso ho una grande volontà del centro ascolto, viene lì ed era la, la ragazzina della scuola media. ecco la straordinaria capacità del riscoprire il raccontare, il riprendere e scrivere la storia dell'immigrazione e farla diventare, una cultura che partiva dalla concretezza, dalla storia, anche loro, trasformare l'emergenza, la sofferenza in capacità di raccontare, di farsi cultura e ricerca. Nel piccolo, e quindi Don Milani, evidentemente anche con la suo stile. Di obbedienza nelle esperienze pastorali, Calenzano scrive, è arrivato un disabile, per me è festa della comunità, la comunità si concentra su quello e nella mia storia dire alcune persone eh, hanno segnato la mia vita. In fondo, sono stato 11 anni in comunità a sesto coi dimessi dall'ospedale psichiatrico e quindi se non sono diventato matto facendo anche il parroco andando avanti. Ma credo che dentro ci sia questa passione educativa che mi ha risparmiato anche da. Eh, Quasi normalmente, di un'appartenenza alla Chiesa sofferta, in alcuni momenti, poi nel libro lo racconto. Ma lo racconto in termini anche sereni, perché c'era questo senso dell'obbedienza che non era chiusura. era, Don Milani era questa grande profezia che spaccava gli argini e poi ricostruiva continuamente. Non voleva essere soltanto vivere il senso dell'emarginazione e la sofferenza dell'esclusione. Non ci si sentiva esclusi perché, in fondo, il mandato che abbiamo è di respirare anche con tanta gente. La Chiesa è un pezzetto di ragionamento, di, di annuncio che però arriva a tutti e quindi come tale deve respirare di questa universalità. Quindi quello di Domilani è, stata una, lettura, è una lettura ancora da rileggere continuamente, da inserire nell'attenzione quando la mia direttrice di Casa della Carità è diventata vice sindaco di Milano, la prima assessore all'educazione. E gli ho detto, eh, il libretto di Don Milani, tienilo ancora da conto, in, nelle difficoltà della cosa, in un periodo dove dire questo significa abbassare continuamente eh, le scelte culturali, stanno se diventano scelte educative, dove la scuola diventa l'asse strategico fondamentale anche di una serie di realtà, credo che sia la straordinaria attualità oggi, eh, in un periodo di contesto plurale come questo. Quindi, Don Milani, insieme, eh, quindi cito subito l'altro Paolo Freire, che era la pedagogia degli oppressi. Dove leggevo lì continuamente anche nella sua attualità come partire dalle situazioni di sofferenza, cavar fuori da lì eh, quelle domande di cambiamento perché, e questa è stata una costante che mi ha accompagnato, credo ci accompagni ancora. Superare qualsiasi atteggiamento di buonismo e di assistenzialismo e immettere la carità come questa capacità, non tanto di, di essere confinata nell'elemosina, nell'assistenzialismo. Ma capacità di prendere dentro di sé quello che Don Milani diceva che la carità senza giustizia è una truffa, ma rileggerla, riaprire del, e buttare dentro anche l'oltre, che è quello inaspettato che non è legato ai calcoli e questa è la dimensione. Scriverò anche avendola Vendola, che ieri ho sentito nel suo comizio: dice, Noi non siamo della carità, ma della solidarietà. E è ora di finirla e di pensare che la parola carità debba essere messa nel, nella cultura dell'assistenzialismo, è quella che a tal punto assorbe la giustizia, la solidarietà, che spinge anche dove inaspettatamente c'è un confine inaspettato, che è l'oltre. Credo che questo sia un elemento importante. Quando Martini e anche Tetamanzi sono venuti lasciandoci delle icone, una era questa, quella del Samaritano che ci hanno lasciato, che evidentemente è conosciuta da tutti, ma con l'attenzione di dire non guardate solo il Samaritano, il malcapitato, il Levita, il sacerdote, fermatevi al locandiere. Il quale eh, prende, gli dice: Curalo, fatene cura, ti rifonderò al mio ritorno. E in quel mio ritorno c'è la voglia di essere questa locanda che tiene dentro e che butta dentro sempre il senso dell'attesa, dell'andare oltre. E Dio solo lo sa quanto ne abbiamo bisogno in questo periodo. Grazie. Naturalmente, quanto dici spingerebbe rapidamente a parlare dell'attualità ma io vorrei aspettare un momento e rimango un po' sui maestri perché credo che sia importante certo. anche proprio pedagogicamente. Sì, che sì, abbiamo... no, anche perché il tema della lettura, dello studio, lo dico anche me, guai se non ci fosse, cioè, ecco, io ho lasciato la licenza di teologia ma l'ho presa, ci, ci, ci studio, la lettura, lo studio è una dimensione fondamentale soprattutto in questa fase. Bene. Allora ti faccio qualche nome, e poi scegli tu quali sottolineare particolarmente. Eh, padre Ernesto Balducci, l'uomo planetario, eh, lo ricordo anche perché è stato a Carpi più volte. Paul Gautier, il fondatore di Rete Radieresh. Charles de Foucault, e poi due, due vescovi, ne hai avuti anche altri, però, insomma, mi pare che siano soprattutto due. Montini. Poi Paolo VI e naturalmente Martini. Su Martini, naturalmente sì, si, si può. No, no, okay. eh, non a caso, concludi su un incontro con, sì. con Martini. Vedi tu un po' chi, chi, chi recuperiamo. No, ma parto da questa spiritualità silenziosa di Charles de Foucault, che è quella che mi ha tenuto in piedi. Nel senso che in alcuni momenti di difficoltà, di, di chiedersi il perché, di sofferenza anche. Questa dimensione della non risposta degli esiti, ma dello star dentro continuamente inchiodando anche le tue ginocchia, il tuo respiro in questa preghiera. Martini, quando parla di preghiera e intercessione, dice lo stare nel mezzo, non è eh, andare lì a invocare eh, nel supermercato delle richieste le cose, è stare nel mezzo lacerando, importando degli interrogativi. Quindi, questa spiritualità silenziosa, legata all'incontro con una persona, certamente io credo che è importante e l'altro è padre Balducci credo di essere abbonato a testimonianze dai tempi e anche nell'ultimo numero che è uscito l'altro giorno per esempio, sulle donne, la riflessione sulla teologia lì era la visione grande profetica antropologica dell'umanesimo planetario che entra dentro e oggi come oggi è di una straordinaria attualità cioè eh, l'umanismo vuol dire che noi dentro abbiamo il mondo, abbiamo, è cambiata la cultura dell'uomo individualista chiuso dentro di sé, il fenomeno della globalizzazione che adesso produce degli esiti drammatici anche sul tema della lacerazione, della povertà, della ricchezza, però porta dentro un respiro mondiale per cui l'universalismo non è più diventato un universalismo di missione, di raccattare qualcuno per sé, letto nella lettura del proselitismo, ma è entrato dentro e impiantato dentro di te, che non puoi fare altro che respirare il mondo sostanzialmente. Tra l'altro, questo lo dico perché abbiamo aperto anche in Casa della Carità proprio questa ricerca culturale con Benedetto Saraceno, che ha fatto per 15 anni il responsabile dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sul tema della psichiatria e altro. E lì proprio perché abbiamo chiamato la sofferenza urbana adesso nel mondo intero cosa significa? Noi a Milano ci lamentiamo, la metropoli sono un milione di abitanti, San Paolo sono 25 milioni, cioè lo sguardo del mondo, e quindi la sofferenza, le favelas che attraversano i non luoghi che entrano dentro. Ecco, io ho visto che eh, Balducci ha regalato questa visione molto profonda di un umanesimo planetario e questa è una lettura che. Entra dentro anche nelle mie radici cristiane di ascolto della parola. Ma...